sofferenza, ma sono arrivato. Mister Cesare Beggi, quando il Como si è trovato ad essere in vantaggio, insomma, abbiamo un po' ripensato alla maledizione che poteva avere questo campo. Poi nel giro di un paio di minuti abbiamo rimesso a posto le cose. Sì, sì, partita era complicata come ci aspettavamo. Campo difficile sia per le condizioni climatiche che del campo, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, così è stato. Siamo andati meritatamente in vantaggio, poi dopo abbiamo commesso delle ingenuità che ci hanno portato a essere sotto nel punteggio, ma lì abbiamo reagito da grande gruppo, qual è questa squadra, questi ragazzi, e ancora una volta hanno dimostrato veramente di avere i cosiddetti attributi, quindi siamo contenti di questo e andiamo avanti con il lavoro. E quando ci sono tanti gol si dice che la gente sugli spalti si diverte, vi divertite meno voi allenatori, perché sapete che a ogni gol corrisponde qualche errore. È chiaro che noi ne abbiamo fatto uno più degli avversari, quindi meglio così. Sì, soprattutto abbiamo commesso delle ingenuità che hanno portato ai due calci di rigore, quindi sono cose che non dovrebbero mai succedere, però succedono a alti livelli, quindi comunque sono ragazzi in crescita e ci sta che ogni tanto commettano delle ingenuità, di sicuro penso che non le ripeteranno in futuro. E quanto ci può aver aiutato il fatto che sia stato poi espulso un loro giocatore? Senz'altro sul 2-1 per loro, il fatto che loro siano rimasti in 10 ha indirizzato un po' la partita dal punto di vista proprio del dominio nostro. Chiaramente dopo loro ci aspettavano, quindi era solo questione di trovare la giocata giusta. Abbiamo provato a cambiare anche il sistema di gioco, avere un po' di ampiezza e l'abbiamo ottenuto immediatamente. Spostando Ribaudo sull'esterno ho fatto due o tre azioni importanti che ci hanno portato poi a ribaltare la situazione. Sì, infatti micidiale l'1-2 che ci ha portato sul 2-3. Sì, è stata diciamo un po' la svolta della partita. Chiaramente loro, essendo uno in meno, chiudevano gli spazi centralmente, noi andando sugli esterni trovavamo comunque degli spazi e li abbiamo sfruttati con qualità. Grazie mille. Prego.